Ieri si è svolta una nuova registrazione di Uomini e Donne, il celebre programma di Maria De Filippi, che ha riservato ai telespettatori numerosi colpi di scena. La registrazione ha visto la nascita di una nuova coppia nel trono Over, ma non senza polemiche. Gemma Galgani, storica protagonista del programma, si è trovata al centro di una situazione inaspettata che ha coinvolto il suo nuovo interesse amoroso, Fabio. Durante la registrazione, Gemma ha rivelato di aver ricevuto una segnalazione riguardo a Fabio, il quale, secondo le voci, avrebbe una relazione con una donna in Spagna. Questo ha scatenato un acceso dibattito in studio, con Gemma che ha cercato di chiarire la situazione. Fabio, tuttavia, ha reagito in modo inaspettato, abbandonando lo studio dopo aver espresso il suo disappunto per le indagini della Galgani sulla sua vita privata. La tensione è palpabile. E il silenzio di Gemma sui social media lascia presagire che la situazione non si sia risolta nel migliore dei modi. Oltre alla vicenda di Gemma, il programma ha visto anche l'assenza di Mario Cusitore, il quale aver definitivamente abbandonato il programma. Nel frattempo, Barbara De Santi ha accolto due nuovi corteggiatori, decidendo di tenerli entrambi, mentre Gabriele e Tiziana hanno lasciato la trasmissione come coppia. La situazione si complica ulteriormente con Sabrina e Diego, che hanno dichiarato di essere andati oltre, ma che ora si trovano in una situazione di incertezza dopo che Diego ha iniziato a frequentare anche Cristina. Martina De Ioannon ha portato in esterna Gianmarco e Ciro, con il primo che ha condiviso un momento speciale facendo insieme l'albero di Natale. Tuttavia, con Ciro le cose non sembrano andare bene, con Martina che ha notato un cambiamento nel suo atteggiamento. Anche Michele Longobardi ha avuto un'uscita con Amal, ma la distanza mostrata da quest'ultima ha sollevato preoccupazioni. La situazione si fa sempre più intricata, con i tronisti e i corteggiatori che si trovano a dover affrontare emozioni.